Detto sinceramente, secondo me potevamo mettere un po' più di crinita. La brioche anche è vegana, te l'ha confermato. La brioche ci hanno confermato è vegana. Fa vedere. Qui è tutto speziato, tutto l'origano. Ispira veramente tanto. Andiamo di cipollina vegana. A me sembra una classica cipollina. Veramente? Sembra una classica cipollina. Ma vediamo, farli vedere all'interno. Altro pezzo maestoso catanese, raga. La siciliana, cioè guardate qua che c'è. Questa è bella unta, eh. Cioè guarda qua. Quello che mi ha fatto impazzire è proprio l'impasto. Se arriviamo a 1000 like facciamo il Catania Food Tour parte 2. Oh, mamma mia. Ma che cos'è, uno scrigno? E ma tra l'altro come street food catanese ci sta. In questo video vi portiamo lo street food di Catania e cercheremo di portarvi più street food catanese, però ci metteremo anche qualcosina che non è tipica catanese ma in versione vegana. Tra l'altro, per il nostro primo Catania Food Porn, che è stato un sacco di tempo fa, siamo stati anche qui da questa parte perché c'era, ai tempi c'era PastryChef, però poi ha bellissimi tempi Ivan, ha chiuso. Ma perché? Vabbè, cioè... Ivan continua sempre a lavorare, sì. Ivan di PastryChef c'è sempre a Catania e continua a lavorare ed è una bomba. Comunque, piccola parentesi di cui volevamo rendervi partecipi: il primo posto dove vi stiamo portando è Comisize e ci stiamo andando per mangiarci una bella granita con la brioche. Siccome sappiamo che la fanno versione vegana, l'andiamo a prendere subito. Andiamo. Guardate com'è soddisfatto, eccolo lì. Bottino preso, la brioche con la granita. Guardate che bellina che è. Detto sinceramente, secondo me potevamo mettere un po' più di granita, però vabbè, dai, ce la facciamo bastare. L'ho presa alla nocciola e pistacchio, quindi andiamo a assaggiare gusti classici. La brioche anche è vegana, te l'ha confermato. La brioche ci hanno confermato è vegana. Oggi avevano l'ultima, quindi ne abbiamo preso solo una, però è giusto che la dobbiamo portare. Granita e brioche è l'accoppiata vincente. Puoi il tuppo provare. Non è come il nostro. E infatti il tuppo neanche si vede. Ci stiamo facendo caso a questa cosa, che il tuppo è praticamente rientrato, non è come la classica brioche catanese, che il tuppo praticamente è di fuori. Però tu è più grande, puoi togliere facilmente. Non lo so, ora l'andiamo a provare. Raga, andiamo subito all'assaggio perché si sta scegliendo. Buona. Ti piace? Il pistacchio è la prima cosa che senti. Cioè il pistacchio si sente tantissimo. Assaggio anche la mandorla. Guarda qui, c'ha proprio i pezzetti di mandorla all'interno. Ci piace. Qui la mandorla la senti meno, però hai i pezzetti di mandorla in più, tostati, senti più che altro quelli. Mentre il pistacchio si sente di più, è proprio, è bello pistacchioso questa granita. Non me l'aspettavo così, bella, mi è piaciuta. Per essere vegano comunque è buono. Già ti stai sporcando tutto. Raga, mi sono sporcato tutto, pantaloni, maglietta, cioè sono tutto sporco, lo sapevo, oggi andava così. Sperando che non si sciogli tutta, andiamo a provare la brioche. C'era un che... di diverso, si sente che il gusto non è della nostra classica brioche. È buono anche questo, devo dire, mi è piaciuto anche questo, però raga, la brioche classica catanese non si batte. Purtroppo sì, per chi è vegano, per chi fa questa scelta, quindi è giusto che venga mangiata questa piuttosto che quella. Vediamo il tuppo, guardate qua. Francesco mi ha fatto provare il tuppo, è più secca, si sente proprio che è più secca, però è buona, ha il suo gusto, però preferisco anche io quella classica. Fa vedere. È praticamente tutta sciolta, però il pistacchio si sente un botto, è vero. La mandorla forse te la sei mangiata te, perché io sì, non sto sciolta, si sta sciogliendo tutta facilmente, quindi... però è vero che il pistacchio si sente. Sì, e poi la brioche è veramente gialla. Magari se voi sapete il perché ce lo dite qui sotto nei commenti. Però è buona. Ci voleva, avevamo fame. È da prima che cerchiamo un posto, perché ovviamente allora, è Catania. Vi dico, se la mangiate la brioche sola è vero che va un po' a perdere, però se la mangiate con la granita ci sta, anzi la differenza quasi non... Certo, non la noti perché la granita è comunque vegana. Comunque, tutto sommato è buona. Mi sta ci hanno confermato che anche la granita è vegana, perché è fatta con acqua, non è fatta con latte o con derivati. Quindi Matteo, tutto vegano. Oggi si mangia solo vegano. Come primo pasto di questo food tour, comunque ci sta, è buono. Per noi catanesi la colazione granita e brioche in estate ci sta sempre. Il top.
Allora, veniamo allo scontrino. Abbiamo pagato 4 euro. Noi siamo venuti qua per realizzare il video sui migliori gelati del 2024, vero. Quindi è stato qualche video fa. Ma siccome anche qui fanno la brioche vegana, la granita vegana, quindi abbiamo detto perché non tornare qui. Alla fine ci siamo trovati bene. Perché ci siamo trovati bene e ci è piaciuto. Sì, ci è piaciuto. Era costato 4 euro anche la coppetta e 4 euro la brioche con la granita. A sto punto, la prossima volta, al posto di prendermi una coppetta, mi prendo direttamente la brioche con la granita. Per costarmi 4 euro là e 4 euro qua, a sto punto questa e magari quella vegana. Adesso stiamo andando in un bar dove fanno appunto pezzi di tavola calda, ma in versione vegana, cioè tutto vegano. Quindi se hai già capito in che posto ti stiamo portando, ti lancio una sfida. Stoppa questo video e scrivi qui sotto di che posto si tratta. Vai raga, che ci mangiamo qualcosa di salato che è troppo buona. Let's go! Bene, se ancora non avete indovinato, vi portiamo al bar Dolcezza. E ci siamo presi 2 pezzi di tavola calda, e ora andiamo a scoprire quali sono. Tipici catanesi, ovviamente in versione vegana. Ci sono costati 4,80 euro. Abbiamo deciso di prendere 2 pezzi di tavola calda che ci dovevano stare per forza nel nostro food tour catanese, anche se in versione vegana. E abbiamo preso una bellissima cipollina e una siciliana. Ora non so al gusto, ma siccome ci hanno detto in un nostro vecchio video andate a provare i pezzi di tavola calda, ci hanno fatto una testa tanda veramente per queste, dice, per andate a prenderli, l'hanno scritto sia su TikTok sia su YouTube. Esatto, dice andate a prendere i pezzi di tavola calda del bar Dolcezza, sono buonissimi già dall'aspetto, sono invitanti. Ispira, e poi sono belli grandi. Cioè raga, voi direste mai che questa è una cipollina vegana e questa è una siciliana vegana? Forse la pasta sfoglia della cipollina si vede che è leggermente differente, è più chiara, com'è? Mi sembra leggermente più secco come impasto. Andiamolo a provare. La siciliana invece sembra uguale. Andiamo di cipollina vegana. A me sembra una classica cipollina. Veramente? Cioè, sembra una classica cipollina. Ma vediamo, fargli vedere l'interno. Vabbè, dagli un altro morso perché non si vede nulla. Il pomodoro è davvero buono e c'è tanta cipolla. Bella piena. Forse l'impasto ora, mentre lo sto mangiando, si sente un po' che può essere differente. Senza uovo. Ma ti giuro, sicuramente, vabbè, senza uovo ovviamente. Ma ti giuro, sembra che ho preso una cipollina catanese, quella classica. Invece è vegana. Mi sa che è arrivato il mio turno, la provo io, dai. Aspetta. Bah, la sta mangiando tutta lui. Ma reaction alla cipollina vegana del bar Dolcezza. A me è sembrata classica, cioè l'impasto un po' si sente, però è comunque buona, è stra buona. L'interno è bello sostanzioso perché ce n'è in quantità elevate. E l'impasto sì, si sente che è diverso, che è vegano. Però non dispiace al palato, cioè molto buono. Devo dire molto buono anche questo impasto. Cioè raga, guardate che c'è qua. Altro pezzo maestoso catanese, raga. La siciliana, cioè guardate qua che c'è. Questa è bella unta, eh. Cioè guarda qua. Lo vedi come è bello unto. Voglio andare a mordere questo pezzo qua perché è bello croccante. Qui è croccantissimo e l'interno, guarda com'è. È una spugna, guarda. Mamma mia, godiamo insieme. Se non sbaglio ci dovrebbe essere sempre il pomodoro, mi ha detto anche olive. Va bene, allora è un po' particolare, l'assaggiamo. L'impasto si avvicina di più alla siciliana. Ancora forse, di più della cipollina? Forse essendo fritto si sente un po' meno che è diverso. Almeno come primo morso mi ha dato proprio un'impressione tradizionale della siciliana. E il crunch che c'era, si è sentito? Mamma mia raga, eccole lì le olive. Io ho appena detto a Matteo, no, non ce la mangiamo tutta, ci diamo un morso così per assaggiarla. Ce la caliamo tutta, è troppo buona. L'impasto è buonissimo. Ovviamente non vi aspettate la classica siciliana, ma è molto buona. E vi dico che se nella cipollina mi piaceva più proprio il condimento, ce n'era tanto. Qui il ripieno non è elevato come nella cipollina, però quello che mi ha fatto impazzire è proprio l'impasto. In questo qui, nella siciliana, l'impasto è troppo buono, è gustosissimo. È fatto bene. Siccome è bello olioso, l'ho preso con i tovaglioli del bar. Almeno Francesco si sporca, io non mi sporco. Ma senti un po' l'impasto com'è, cioè... Assaggia. Cioè il fritto è veramente che sa tutto più buono. Di essere buono è buono. Molto buono.
Anche l'interno è buono, mi piace parecchio, ma l'impasto è quello che mi piace di più. Cioè è tutta buona, però l'impasto è veramente buono. Assaggio un po' anche la salsa, c'è all'interno, è gustosa, però la cipollina come condimento mi è piaciuta di più a me. Ma perché la cipollina ce l'abbiamo nel cuore noi catanesi, quindi è normale. Però anche la siciliana merita. Provatela in versione vegana e poi ci dite. Molto buona anche questa, bar dolcezza consigliando dei Frama Twins. E ora ce la terminiamo, anzi me la termino, e ce ne andiamo nel prossimo posto. Prossimo posto in cui vi stiamo portando è Plant Lab. Il nostro bottino si trova qui dentro, ma prima di dirvi di che cosa si tratta, cosa dobbiamo dire? Quello che abbiamo preso non è cibo tipico catanese, ma lo volevamo portare perché appunto questa ristorazione qui per noi è molto buono e merita tanto. Quindi l'abbiamo voluto far entrare in questo video. Esattamente. Quello che abbiamo voluto prendere oggi da Plant Lab sono i kebab di soia. Ragazzi, questi sono ne abbiamo presi tre, però ce ne mangiamo due, uno lo portiamo a casa. Questo qua, se andate da Plant Lab, lo dovete provare assolutamente perché sono troppo buoni. Costano solo 1 euro a testa, quindi ci è costato in tutto 3 euro. Me lo ricordo buonissimo perché già l'abbiamo provati. Me lo ricordo veramente buono. L'ultima volta che li abbiamo provati erano più zuppi di quel salmoriglio che facciamo qua a Catania. Ora un po' meno, però sempre buoni. Ma me l'hanno fatti sul momento, certo, subito. Perché loro le fanno sul momento le cose. Comunque è buono. E per essere soia, è soia. Quindi... E ci tengo a dire anche un'altra cosa. Ci troviamo a 2 passi dal Castello Ursino, quindi Plant Lab ha un bel punto. È proprio qua dietro, quindi sì. Se voi venite qui avete anche questa bellissima piazza. Era uno sfizio, ma lo dovevo mettere in questo video qua, anche perché chi è vegano glielo consigliamo assolutamente, come il bar dolcezza. Comunque tutto quello che stiamo mangiando oggi, tutto buono, li sappiamo scegliere i posti. E diteci un po' chi vi ci porta, eh? Cioè raga, guardate, non so se riesco a farvelo notare, ma sì, la fotocamera è troppo bella per non farvelo notare. Qui è tutto speziato, tutto l'origano. Dato un po', ispira veramente tanto. Sì, perché è fatto col salmoriglio. Dovrebbe essere tutto. Ma tutta la sei mangiata tutta? Quasi. E anche io la mangio tutta. Ma certo, una è mia e una è tua. Allora perché l'abbiamo presa? Mamma mia, che dici? Ho dato il primo morso già. Sì, allora perché la mia era più... Non è carne, ma come se lo fosse. Non dico che ha il gusto della carne perché si sente che è una cosa differente, ma è buonissima, raga. E poi come street food ci sta tanto. Raga, ora vi portiamo nell'ultimo posto di questo fantastico video. A dopo. Per questo video vi abbiamo voluto portare un arancino particolare che hanno in questo posto perché li fanno anche vegani. Stiamo parlando di Mister Arancino. I due gusti che abbiamo voluto prendere è l'arancino caponata e l'arancino Halloween, ma quello ve lo spieghiamo dopo. Questo com'è fatto? Riso, melanzane, peperoni, cipolla, sedano, uova e pinoli. Oh, mamma mia. Ma che cos'è, uno scrigno? E tra l'altro come street food catanese ci sta. Bella l'idea di Matteo di portare l'arancino caponata perché ci sta con lo street food catanese, chicca in più. Ci stava. Dal tatto sento che la panatura non è tanto oliosa ed è croccante all'esterno, morbida all'interno. Devo dire che è anche molto facile all'apertura dell'arancino. Lo andiamo a provare. Il riso è abbastanza al dente, mi piace, e anche la caponata ci sta. Cioè io un arancino caponata non l'avevo mai mangiato. Cioè voi l'avete mai mangiato? Scrivetecelo qui sotto in un commento, perché veramente mai provato e mi sta piacendo anche tanto. Diciamo la verità, dopo una giornata che andiamo a mangiare e ci sentiamo pieni, lo stiamo portando a casa. Ma di finire bene finirà bene. Anch'io ho provato quello alla caponata, molto buono, ma quello che voglio provare ora è l'Halloween, ovvero con la zucca, che poi è un po' un gioco di immagine, perché la zucca com'è? Arancione. L'arancino com'è? Sull'arancione, sul giallino, sul fritto. Quindi ci sta. E questo è composto da riso, crema di zucca e besciamella vegana. Ecco, mi sa che la besciamella vegana ce l'avevamo anche nella siciliana che abbiamo provato prima di bar dolcezza. Se non sbaglio è besciamella vegana, perché io lo sentivo sto gusto di besciamella.
però non ero sicuro, infatti ora, essendo vegano dici non può essere besciamella, però è, invece è può essere vegana. Perché c'è è la besciamella vegana. Posso dirti, questo come colori non ispira tanto rispetto a quell'altro dei primi. Sì, in effetti è più, è più giallino, vabbè, quindi giallino, quindi sì. Magari no, non fai caso al condimento, però raga, se vedete è bello pieno anche questo. La crema di zucca si mischia con la besciamella vegana. Non lo sento un sapore molto forte, però c'è, si sente la crema di zucca. Si sente tanto il riso. La panatura è buona. Secondo me quello alla caponata era, è più buono. Quello è più strong, è più forte, quindi te lo rende più, più saporito. Sì. Questo qua è molto più delicato, la differenza è questa. Dovessi andare a scegliere, sceglierei quello. Sì. Comunque raga, i due arancini sono costati 4 euro. Quindi 2 euro a testa. Esattamente. Raga, il nostro food tour catanese vegano termina qui. E mi raccomando ragazzi, mettete un mi piace, iscrizione al canale e attivate anche la campanellina. E mi raccomando, se arriviamo a 1000 like facciamo il Catania food tour parte 2. Ragazzi, mettete tutti questi 1000 mi piace. Tanto non sono tanti, un tastino spolliciate, no, non costa nulla. Così facciamo il secondo food tour catanese. Ci vediamo al prossimo video. Ciao raga. Ciao. Ma poi chi l'ha detto che il cibo vegano non è altrettanto buono? A noi è piaciuto tutto. Ciao.